marzo con la conferenza su Dante Pound. Dante Pound, che sono il simbolo un po' della nostra iniziativa, li trovate in tutti i volantini che abbiamo fatto. E questa sera invece parliamo con la professoressa Cuscarole dell'immagine di Beatrice nella pittura dell'Ottocento e del Novecento. La professoressa Beatrice Cuscaroli insegna all'Accademia di Bologna, è una storica dell'arte ed è una componente del nostro comitato scientifico dal 2018. Quindi chi meglio di una che si chiama Beatrice poteva parlare di Beatrice? Questo me l'hanno detto tutti quando ho mandato il messaggio, quindi questo gioco mi tocca farlo, Beatrice. So che non ti piace, però mi tocca. E quindi lasceremo a lei questa conferenza per immagine. Però prima vi volevo presentare il prossimo incontro, che sarà ravvicinato, sarà lunedì sera, con il professor Franco Cardini e il professor Adolfo Morganti, che ci parleranno della idea imperiale di Dante. E quindi sarà alle 20:30, il Salone dei Mosaici riapre come ristorante dal 24 giugno, il ristorante Mille Lire. Noi avremo un'anteprima, quella sera faremo la conferenza con l'autore, perché il professor Cardini poteva venire soltanto a quell'ora, quindi abbiamo sfruttato la coincidenza. Ancora, la nostra associazione Tessere del Novecento tiene aperto questo salone per le visite guidate, e quindi stiamo facendo un lavoro con le guide turistiche per aprirlo alla cittadinanza e ai turisti, e il Comune di Ravenna ci ha riconosciuto il patrocinio nello sponsorizzare appunto queste iniziative, che finiranno appunto a dicembre. Riprendiamo a settembre con un poeta che è Davide Rondoni. Tutti quanti potete prendere il programma e poi seguirlo tranquillamente. Altra iniziativa che vi preannuncio per la prima volta è una mostra che Tessere del Novecento invece organizza a Predappio, con il Comune di Predappio, nella casa natale di Mussolini, e il titolo è Il più italiano dei poeti, il più poeta degli italiani, e parla appunto del culto, dell'uso e dell'abuso di Dante durante il ventennio. Io sono stato di recente alla mostra di Forlì, che vi consiglio di andare a vedere chi non l'avesse ancora vista. Ho notato questo enorme gap, cioè il Novecento è trattato in maniera, si salta tutto il periodo del ventennio. Non so se per motivi di spazio o di tempo, ma non credo. Chissà perché. Chissà perché. E quindi noi abbiamo cercato, è una mostra molto piccola, la casa è piccola, eccetera, però di colmare un pochino questo vuoto. Bene, finalmente siamo in presenza. Questo, per chi ci segue su Facebook, è il Salone dei Mosaici, che vi invito a visitare al più presto. E questa è la reminiscenza, diciamo, il richiamo dantesco nel mosaico di Giulio Cesare, che lascia Ravenna e marcia su Roma, di cui ci parlerà Simonini, il professor Simonini, che parlerà appunto di Mussolini, il lettore di Dante. Ha contribuito al nostro catalogo della mostra di Predappio, chiedendosi proprio con una domanda retorica se l'amore di Mussolini per Dante era sincero o meno. Poi ci darà la risposta in una conferenza che farà proprio qui, col titolo Mussolini, lettore di Dante. Vi invito, chi non l'avesse ancora fatto, a rinnovare la tessera per sostenere l'associazione, che vi ricordo si sostiene soltanto con i propri associati. E adesso passiamo la parola a la professoressa Cuscaroli. Io avvio la presentazione, avvio anche il microfono per lei. Se notate, tutto funziona alla perfezione, rispetto alle ultime volte, chi c'era stato, che non dirlo prima. Ecco, giusto, porta gli occhiali. Sempre meglio alla fine. Vediamo, prova a parlare. Ecco, ad esempio, vai. Ad esempio questo. Okay. Allora, io ti avvio la presentazione. E poi tu mi dici vai avanti o indietro. No, faccio io. Fai tu, allora io me ne vado. Fai qualcosa. Però non utilizza. Purtroppo non c'è niente qua. Scusa. Se sto qua, non è meglio. Tu parla qui. Se qua, quindi io le muovo in questo. Sì. Ecco. Buonasera, bentornati, come dice il nostro presidente, adesso sbaglierò la carta, il nostro presidente amato Piero, col quale condividiamo il terrore dei computer, per cui se ci va dritta stasera ci andrà dritta per altri molti anni. E lo ringrazio anche per aver voluto che appunto
per aver insistito su questa cosa, come si suol dire, in presenza in periodi un po' complicati. Ora, la mia scelta di dedicarmi a questa, diciamo, questo periodo dell'8 e del 900 si discosta da quelle delle centinaia di manifestazioni che tutte le città, soprattutto quelle dove Dante non è mai stato, quindi quelle sono ancora molto più fervide, no? Di Bologna, di, non di Forlì, peraltro, perché si è messa in prima linea, come sempre, però è simpatico vedere i livelli, cioè il tipo di conferenze che fanno. Allora, io avevo pensato a questa, alla bellezza delle opere dell'8, 7, 8, 100 che si conoscono meno. Anche alla luce, fra l'altro, di Ravenna, della grande mostra che il nostro amico Claudio Spadoni dedicò ai pre-Raffaelliti, di cui ho letto il catalogo tutta la mattina, quindi dopo mi darai un piccolissimo rimborso, l'ho letto tutto. E penso che sia stato un grande regalo che il professore ha fatto alla città, perché in Italia i pre-Raffaelliti da molti decenni sono assolutamente sconosciuti. Ma l'idea di focalizzarci, diciamo, sugli ultimi secoli è anche per uscire un po' dal cliché, no? Del Dante patriota, del Dante esule, del padre della patria, proprio di tutte queste cose di cui parlava Piero. Allora, qui vi faccio inizio la conferenza con alcune immagini che sono, diciamo, antiche, ossia si parte da una immagine anonima del 400 con Dante e Beatrice, e attraverso alcuni autori del 400 arriviamo al perché questi pittori, autori, fra l'altro scrittori, poeti dell'Ottocento, vollero chiamarsi pre-Raffaelliti, che poi vedremo in seguito. Ossia c'è una premessa, no, dove la raffigurazione di Dante Beatrice era genericamente affidata a cliché più o meno risultanti l'uno dall'altro. Per esempio questo, che è del grande Giovanni di Paolo, uno dei più grandi, uno dei maggiori pittori senesi del 400, che è un pittore di grandissima vaglia e che in questa opera, per esempio, 1450, raffigura Dante e Beatrice con l'aquila della giustizia. Voi vedete come il pittore, 1450, pensate cosa stanno facendo a Firenze in quel momento, che cosa ha fatto Masaccio in quegli anni, rimane molto legato a una iconografia medievale, cosa che caratterizza un po' tutti gli autori che si sono occupati di Dante. E a lui venne commissionata questa commedia manoscritta e moltissime pale d'altare che eseguì per ordine del Papa Pio II. Era un artista che ebbe una grandissima fama, ma voi vedete come appunto nel 1450 siamo ancora legati a un'iconografia di tipo, diciamo, tardogotico, e che situa anche le pagine. Una cosa tecnica, vai, parla pure. Situa le pagine in una sorta così di iconografia già conosciuta. E così come. Devo condividere lo schermo. Scusate un attimo, devo condividere lo schermo. Sorry. Si vede adesso chi è che è su Facebook? No, chi è che è su Facebook? No, perché su Facebook non vedono le immagini. Sei in condivisione schermo? Dovrebbe andare. Ok, adesso si vedono. Vai, scusami. Va.
Piero. Aspettami. Esci, farei lì. No, no. Ecco. Si vede più. Sorry. L'ansia da con chi è che aveva detto che funziona tutto bene? Questo Facebook non era il programma. No. Vai. Non va preso. Secondo me noi non dobbiamo. Vai. Ecco, e questo, grazie Piero, questo è un'altra opera del grande Giovanni di Paolo, Dante e Beatrice, nel canto 22esimo del Paradiso, dove vedete appunto sempre i due personaggi, i nostri due eroi, rappresentati, diciamo, sempre allo stesso modo. Questa è un po' la caratteristica di questo artista, che pur obbedendo anche ai voleri di un committente, si vede che resta molto legato alla lettera del testo, senza cercare di avanzare oltre. Ripeto, quello che vi faccio vedere prima dei nostri artisti del 7-800 è una premessa, quindi non è una conferenza sul 4 sul 500, ma non poteva mancare la presenza di Botticelli. È impossibile, tu devi cavare, interrompi, condivisione. Non vedo. Okay, perché non devono vedere? Vengano qua. Ecco. Allora, l'opera di Botticelli è tutto sommato sconosciuta ai dantisti, anche sotto. Non si sente? No, vai in loop, dovete fermarlo. Fermate il mondo. Aiutaci, scusa. No, oltretutto vedono tutto. No, tu hai capito una cosa, che qui tu devi togliere il cioè qui è come se fosse un PowerPoint, capito? Ecco, così. Così. Così non va in loop. Perfetto. Torniamo a Botticelli, eccolo. Ah, ecco qua, ok. Allora, Botticelli, che è un artista che conosciamo tutti, sicuramente non per questa opera, perché gli furono commissionati 100 disegni tra il 1480 e il 95 da Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, che è il cugino di Lorenzo de' Medici, sono moltissimi dei quali rimasero incompiuti. Sono opere su pergamena, oggi conservate tra la Biblioteca del Museo di Berlino e la Biblioteca Apostolica Vaticana, grazie a un dono di Cristina di Svevia. In queste opere sembra che Botticelli, lavorando soprattutto con uno stilo a punta d'argento, abbia iniziato un lavoro che poi non è finito, se non per la prima opera che riguardava l'inferno. Però sarebbe stata la prima commissione che in un certo senso presentava la commedia in modo completo. Il fatto di averne 92 fogli su pergamena, appunto divise tra queste due nobili istituzioni, è comunque per noi un grande regalo. Non di tutte sappiamo l'esatto contenuto, anche se si sa che lui si soffermò soprattutto sugli episodi del Paradiso, però è molto importante il fatto che ci sia questo desiderio di
appunto rappresentare Dante. C'è un bellissimo commento di Bernard Berenson, il quale dice che proprio un artista come Botticelli non era assolutamente adatto alla visionarietà e alla fantasia di Dante, nel senso che lui rimane fedele al suo stile molto puntiglioso, come vedete in tutte le opere che vi presento, come si può, che vedete, però sono tutte queste opere del Paradiso, dove Dante appare con Beatrice. Naturalmente noi siamo più abituati a vedere queste immagini in una all'interno di una Stimmung diversa da questa piccola, diciamo così, da questi disegni così precisi che avrebbero dovuto comunque, vi ricordo, essere colorati. E in ogni caso all'interno di tutti c'è una presenza di Dante e di Beatrice. Qui vedete che c'è addirittura una specie di alias della Venere di Botticelli, che è il suo tipo di donna che, appunto, come si legge in questo bellissimo commento, non è il tipo della Beatrice che poi noi conosceremo più tardi. Questo è ancora la rappresentazione di Dante e Beatrice, che è uno degli ultimi disegni che avrebbero dovuto essere compiuti e che rappresenta appunto il nono canto del Paradiso. È molto importante però perché quando gli artisti a cui passiamo adesso, e considerate che, mi scuso con gli storici dell'arte e con i non storici dell'arte, ma che capiscono uguali, dobbiamo passare tre secoli, quindi adesso facciamo un piccolo saltino. Però è importante che ci siano dei precedenti. I precedenti sono questi, sono i maggiori, e anche Botticelli, per quanto purtroppo subito disperso in queste mani, che poi però lo lasciarono in mani, diciamo, di grande aspetto conservativo, è importante perché noi adesso facciamo un bel salto, perché la nostra conversazione riguarda l'8 e il 900, partendo da un artista inglese che sicuramente il nostro amico Ivan conosce, non gli piacerà come non piace a me, che è William Blake. Allora, il 7 e l'Ottocento si innamorano della Divina Commedia, in particolare l'Ottocento. William Blake è un artista inglese del Settecento, cioè 1757-1827. Io dico le date come agli studenti perché voglio che uno abbia una piccola sua idea cronologica, se no è tutto uguale. E un poeta, un pittore, un incisore inglese. Voi sapete che l'arte inglese, come tutta l'arte del nord Europa, ha seguito storie ben diverse dall'arte italiana. Ossia, l'arte del nord è un'arte senza immagini fino almeno al Settecento o a gran parte dell'Ottocento per quanto riguarda la Germania del nord. Ossia, l'arte protestante esclude la rappresentazione della divinità concentrandosi sulla rappresentazione delle persone. Se voi andate in una bella chiesa del nord Europa, le chiese dove abitava Friedrich, no? Sulle montagne e sul golfo di Rügen, voi non avete immagini di persone, ma soltanto le immagini dei, diciamo, committenti che aiutavano la vita della chiesa. Quindi quando arriva la pittura in tutti questi paesi del nord, arriva un po' come una grande novità. E noi abbiamo in Inghilterra contemporaneamente all'opera l'opera dello svizzero, fra l'altro, di nascita, Heinrich Fuseli, altrimenti detto Fuseli,
o appunto di William Blake. C'è un bellissimo libro, difficilmente trovabile, ma che se vi capita di trovare vale la pena, di Giuliano Briganti, che si chiama I pittori dell'immaginario. Ossia, questi artisti dei paesi che non avevano un vero passato di scuola, di accademia, di tradizione, di normale passaggio, quello che Arcangeli avrebbe detto un tramando, un rapporto, cioè una generazione assiste l'altra e l'altra guarda il suo passato, e sono tra i primi a abbracciare questa visionarietà immaginifica, anche piuttosto ardita, no? Tant'è che Blake, che illustrò alcune immagini della Divina Commedia tra il 1824 e il 1827, non fu assolutamente compreso. Come poi vedremo dopo, non fu compreso il nostro Dante Gabriele Rossetti, al limite da essere considerato un pazzo, Blake, e da non essere gradito alle esposizioni ufficiali. E però questo è quel momento in cui, diciamo, una sorta di romanticismo che prende da un lato influenze del neogotico e dall'altro si inventa la sua arte, trova in uno scrittore come Dante un'ispirazione assolutamente unica. E era considerato appunto un pazzo, e la cosa interessante è che invece questa sua visionarietà è considerata una delle prime derivazioni moderne della cosiddetta terribilità di Michelangelo, ossia questi artisti anche nel modo di vivere si atteggiano a qualcosa che assomiglia appunto al modo di vivere e all'arte di Michelangelo. In questo caso, questo è un acquerello per i canti 29 e 30 del Purgatorio, e questa è un'altra opera dove appunto Beatrice giunge al cielo. Il successo di Blake è una eccezione che però non impedì all'Inghilterra di continuare a coltivare questo culto della letteratura italiana e appunto dello stesso Dante. Vi faccio vedere per un'occhiatina e che cosa si fa nel momento in Italia. Questo è un pittore, Filippo Agricola, che studiando prevalentemente a Roma ci dà un esempio di un corretto classicismo di gusto raffaellesco che, come vedete, è completamente diverso da quello che hanno inventato i pittori d'Oltralpe, come vedremo anche più tardi, nel senso che in questo caso si rimane legati a uno stereotipo anche figurativo e anche fisionomico dell'immagine di Dante, che rimane quasi attonito di fronte alla figura di Beatrice. Agricola fu anche molto influenzato dalla personalità di Canova, di cui condivideva anche naturalmente questo gusto di un ritorno a certe forme che poi da noi non furono mai abbandonate, quindi è sempre un ritorno abbastanza anomalo. Questo è un pittore tedesco che si chiama Philipp Weidt. Molto interessante perché un pittore che, come vedremo dopo, Dante Gabriele Rossetti viene in Italia e si lega a un'altra confraternita, come sarà quella di cui parlo fra pochi minuti, dei pre-Raffaelliti, che si chiamano i Nazareni. Ossia, la purezza del tratto, la chiarezza della composizione, legano questi artisti che, lavorando quasi sempre insieme e a Roma nel corso di un quindicennio,
però tornano a questo che è a questo concetto di purezza che è lo stesso dei pre-raffaeliti, ossia un concetto medioevale dove la pittura, uno, non è legata a nessun tipo di mercato perché è soltanto legata alla dottrina, direi come succede oggi, no? Sappiamo tutti. No, scherzo. No, uno, perché appunto c'è questo sentimento di un ritorno e questi pittori nazareni vivono anche proprio in sorte di comunità che le accomunano a comunità di tipo religioso, dedicandosi soltanto a una pittura che abbia la purezza, la verità e anche proprio l'assoluta assenza di qualunque rapporto di tipo economico come valori maggiori. Fra l'altro, questo Veit, che da noi non è molto conosciuto evidentemente, era però, lavorava con Overbeck e con Cornelius, quindi con i maggiori nazareni che vennero dalla Germania, dalla Svizzera in Italia, dipinse addirittura nel casino della Casa Massimo due soggetti di opere dantesche. Quindi diciamo il rapporto tra questi nuovi conoscitori dell'arte italiana e questo innamoramento improvviso che prende alcuni paesi per Dante è piuttosto interessante. Quindi adesso vi passo velocemente un altro artista che è un olandese e che si chiama Ari Scheffer e al tempo stesso studia con Guérin, che è un pittore francese, mentre in Francia comincia a dilagare una sorta di romanticismo figlio di tanti rami diversi, da Géricault e Delacroix a quello che appunto sta succedendo un po' in tutta Europa, no? In modi diversi. Voi vedete un neoclassicismo molto corretto fatto dagli italiani e poi vedete questa esplosione di questa visionarietà degli inglesi che, nonostante le peripezie biografiche che quasi tutti questi artisti stranamente abbiano vissuto, però sconvolse il mondo della rappresentazione. E il Ari Scheffer, quindi, come vedete, è una sorta di via di mezzo, perché voi vedete che pur all'interno di una visione classica che non è formalmente non è distante da Filippo Agricola, invece voi vedete questo afflato verso una visionarietà, verso una visione che ha Beatrice e questo tentativo affidato alle mani di Dante di comunicare con lei. Questo è assolutamente diverso da tutti gli altri nostri precedenti. A questo punto si passa al grande mondo di Dante Gabriele, come lo chiamò D'Annunzio, come lo chiamava giustamente poi D'Annunzio, anche se preso in giro dai nostri critici che non hanno mai amato l'arte italiana. Dunque, Dante Gabriele Charles Rossetti è figlio di un signore di Napoli, italiano, che si chiama Dante Rossetti e che è un patriota, come si dice oggi, legando alcuni argomenti anche un po' diversi, ma diciamo patriota, e che fu esule italiano in Inghilterra perché aveva partecipato ai moti insurrezionali di Napoli del 1820-21. E a Londra dette corpo a una grande trilogia di studi danteschi, al punto da poi essere chiamato a insegnare in una importante università. Quando nasce il piccolo Dante Gabriel, era una famiglia italiana già intrisa di un amore per
l'opera di Dante, ma come lo era tutta l'Inghilterra. Pensate una cosa veramente curiosa. Nel 1814 c'era una sola opera tradotta in inglese della Divina Commedia. Nel 1850 ce ne sono 4 edizioni integrali. Nel 1900 ce ne sono 15 versioni. È un momento molto complesso, come appunto ammetto, ho letto nel catalogo del già citato professore, perché mentre l'Inghilterra fa questo passo che attraverso Dante torna a recuperare il Medioevo, riscoprendo valori che anche pittoricamente sono già superati, perché i pre-raffaeliti vorrebbero avvicinarsi a una pittura prima di Raffaello, perché già Raffaello è un corruttore dell'arte. Quindi i dipinti che abbiamo visto prima, ognuno diciamo nel suo luogo d'origine, però sono i dipinti a cui si ispiravano i pre-raffaeliti. Voi capite, siamo nel 1848. Nel 1870-74 nasce la pittura moderna. Pochi decenni dopo nascono le avanguardie, quindi questo ritorno a un medioevo che né apparteneva all'Inghilterra, ma soprattutto era un coacervo di stili diversi che si trovano insieme per una raffigurazione molto minuta e, diciamo così, argutamente filologica, però che era diversa da tutti gli stili allora dominanti in Italia, in Europa. È interessante perché questa passione di Dante domina tutta l'Inghilterra e alcuni altri paesi del nord, ma nel caso di Dante Gabriele, cioè il pittore, il figlio del carbonaro e massone Babbo, che però si vede che l'aveva istruito benino, si discosta dal Dante più tradizionale, no? Dal Dante appunto che conosciamo, dal Dante professore già esule, martire e già storicizzato come un padre della patria, e di che patria? Perché Dante Gabriele giovane si innamora della vita nuova, considerando il giovane Dante l'artista più bravo che possa rappresentare nella realtà, nella pittura e nella poesia, essendo anche egli poeta, questa specie di sbocciare di un amore completamente nuovo, che poi sapremo la fine che fa, è comunque una fine gloriosamente cattolica, come era la famiglia Rossetti. Ecco, qui abbiamo uno dei primi incontri tra Dante e Beatrice, che sono tutte immagini tratte dai racconti della Vita Nuova. La cosa interessante è proprio questa. Oltre a tradurre la Vita Nuova per la prima volta in inglese, l'unica opera che tradusse, oltre a un'opera di Leopardi, e 2 poesie di Niccolò Tomaseo. Cosa che, caro Claudio, mi ha fatto così ridere che ho smesso di studiare. Cioè, Dante, Leopardi, Niccolò Tomaseo, si può neanche che fosse un poeta. Però voi vedete come la loro acribia, il loro desiderio di questi pochi ragazzi che si mettono insieme ma decidono di condividere le idee e il tipo della pittura, avvicinandosi da un lato alla narrazione medioevale che appunto come in una paratattica scena vi fa capire tutto, no? Il primo incontro e poi dopo vi fa capire, come vedremo dopo, tutto quello che è narrato, cioè un racconto assolutamente
pedissequo legato al testo, perché il testo era qualcosa che andava al di là della semplice pittura. E qui la fedeltà al testo supera quasi la necessità di dare una bella pittura. Ecco, Dante Gabriele era un grande amante delle donne, come peraltro il padre che fosse il vero Dante, ve lo so loro, e si prende come modella una giovane bellissima che è Elizabeth Siddal, che è questa ragazza. Questa ragazza purtroppo fu sua modella nella pittura di una Ofelia, per cui rimase molto tempo in una specie di stagno e prese purtroppo una polmonite inguaribile da cui morì. Questo dipinto, che è celeberrimo, è la Beata Beatrix, è il simbolo quasi di una sovrapposizione tra l'immagine e la persona raffigurata. Entrambi questi giovani, Dante Gabriele e la giovane Lizzi, come viene chiamata, facevano ampiamente uso di laudano e di alcolici, come è noto, e la povera Lizzi poco tempo dopo questo dipinto morì. E questo fu un grosso dramma per Dante Gabriele, che però, come vedete, vuole richiamare la realtà di questa morte, quasi sovrapponendo Lizzi a Beatrice. Ora voi vedete che questa sorta di colomba, che altri identificano in una fenice, porta i papaveri, che sono, diciamo, la natura origine dell'oppio, a questa figura che è morente o comunque moribonda. E questo è un po' una sorta di testamento letterario anche di Dante Gabriele Rossetti, nel senso che c'è un passato che continuamente preme sulle orme di un presente che non è sempre così semplice, perché benché abbia avuto commissioni anche di grande importanza, Dante Gabriele non si riprese mai dalla morte della sua modella e amante preferita, e poi si mise con la moglie di William Morris, che non apprezzò tanto il gesto, Jane, che diventa la modella dei quadri successivi. Però voi vedete questa precisione nella descrizione dei particolari che arrivano fino al ponte, no? Al ponte di Firenze, alla torre. Quindi c'è questa unione di un desiderio di precisione analitica e realistica con questa specie di idea spiritualista e un pochino visionaria anch'essa, che avvicina Dante Gabriele a tutti i suoi contemporanei. E questa è la caratteristica più importante del giovane poeta, appunto pittore e incisore, che a sua volta morì a causa di queste sostanze, anche proprio per la disperazione mai superata e per, oggi diremmo, un senso di colpa, non so come lo chiamarono allora, di avere comunque contribuito alla morte della sua prima fidanzata. Questo è ancora un incontro tra Dante e Beatrice in una serie di litografie che Dante Gabriele aveva preparato per la vendita, e questo è il saluto di Dante a Beatrice. Se voi foste più vicini, ma ve lo posso, vi potete fidare di me, sopra, in alto, sopra quella specie di lesena di legno che c'è,
c'è proprio scritto Salutatio Beatricis, è il momento proprio in cui i due umanamente si allontanano e quindi è l'abbandono anche della prima della vita nuova per rivedersi poi santificati nel cielo del paradiso. È singolare il fatto, oddio, è singolare il fatto, oddio, adesso qua cosa fai? È singolare il fatto che anche Dante Gabriele abbia avuto una vita difficilissima, che la maggior parte delle sue opere non siano state capite e che la sua importanza, anche la sua unicità, perché erano in tre, erano in pochi, c'era Hunt, c'era Morris, c'era Mie, c'era Barnes Jones, tutti personaggi eccezionali che si innamorano di queste rosse, no? Loro poi sono pieni, quindi non so come le trovino così eccezionali, però le loro modelle sono tutte simili, alcune sono le stesse, però la cosa interessante è che appunto questo movimento fu riscoperto molti decenni dopo. D'altra parte l'Europa stessa stava cambiando e se in Francia nasceva l'impressionismo, le guerre di indipendenza in Italia, la guerra franco-prussiana, tutte le guerre che cominciavano a scuotere non solo l'Italia ma anche l'America, indubbiamente portavano qualche cosa di nuovo a questi artisti che riguardavano il Medioevo, per cui non si capiva questa necessità di ritornare a una sorta di mitografia e di mitologia ancestrale quando tutto il mondo stava cambiando. Certo che anche Dante Gabriele morì in disgrazia, quasi completamente solo e paralizzato. Ecco invece un altro artista piuttosto complesso, che è Gustave Doré, è il più grande, diciamo il più famoso illustratore di Dante. È interessante perché Doré nasce a Strasburgo nel 1932, figlio di un ingegnere che poi si sposta a Parigi. È un autodidatta assoluto che però pratica tutte le arti, pittura, scultura, incisione, litografia. Ma la sua fama gli viene da queste incisioni. Lui dice, illustrerei tutto, nel senso che aveva proprio una passione per tradurre gli eventi in figure. La Divina Commedia fu una delle sue opere maggiori, ma poi abbandonò, diciamo, la letteratura dopo essersi messo alla prova anche con Balzac, con Byron. E con queste opere aveva raggiunto una fama europea. È importante capire perché questo ragazzo giovanissimo abbia cominciato a avere successo con delle vignette sulla una rivista francese, sulla giornale La Caricature. E poi, dopo aver illustrato, come vi dico, decine dei maggiori autori di quel tempo, appunto da Shakespeare a Milton, a Dante per l'appunto, si sia provato con la pittura di storia e abbia avuto un insuccesso assoluto che lo portò a lasciare la Francia per andare in Inghilterra, dove aprì una galleria d'arte. Indubbiamente lui, come tutti gli autodidatti, è estremamente libero e quindi unisce diversi stili, unisce la visionarietà, che ormai era una caratteristica degli illustratori danteschi, a questa idea di una storia. Questa storia però, come vi dico, non gli aveva dato grande successo, anche perché lui ha una cultura appunto varia che unisce alcune visionarietà neogotiche
alle visionarietà che sono implicite nelle illustrazioni di Dante. Queste sono tutte immagini tratte dal Paradiso, che è considerata la sua opera maggiore, immagini suggellate da questa luce che viene dall'alto, no? Come se fosse una specie di nuovo Bernini, e una spiritualità rivissuta completamente in solitudine, nonostante appunto la sua fama, però che gli dette la fama del più grande illustratore di Dante che sia esistito al mondo. E questo è un primato che lui ha avuto. Faccio un viaggetto velocissimo per tornare in Italia, perché vediamo cosa succede da noi. Questo è un pittore che non avete mai sentito. Se non l'avete mai sentito, mi consolo perché io non l'avevo mai sentito. Raffaele Giannetti, un fiorentino. È il primo incontro tra Dante e Beatrice nel giardino di Boboli. Questo è un ligure che si è raffinato a Firenze e che ha risentito di tutti i movimenti più importanti, dal simbolismo alla visionarietà dei suoi predecessori. Vedete addirittura qualcosa di Böcklin, dei tedeschi romani, che poi vediamo rapidamente, però è importante che a un certo punto ci sia una sorta di coinè dantesca, no? Che raffigura soprattutto, al di là della commedia naturalmente, l'incontro di Dante e Beatrice, il matrimonio di Dante con Gemma Donati e diciamo questa realtà che si contrappone alla invenzione della commedia. Ricordatevelo, quest'altr'anno vi faccio un'altra conferenza che verterà sull'opera di Raffaele Giannetti. E qui un quadro unico, famosissimo, Henry Holliday, un inglese, è incredibile, no? Un personaggio vicino a Burne Jones, cioè uno dei preraffaelliti di cui abbiamo detto prima. Questo è del 1883. Holliday venne in Italia, studiò meticolosamente, come vedete, tutto il Lungarno, vedete il ponte, vedete il fiume, vedete le figure, vedete le immagini. Questo quadro fu rifiutato dal Salon del 1860 per essere recuperato l'anno dopo. Ma la vicenda biografica, anche un po' pettegola se vogliamo, piaceva moltissimo invece agli italiani, perché probabilmente avevano già avuto una serie come quest'anno, no? Di Dante di Senza Fine. Ma la cosa interessante è lo studio filologico che fece il povero Holliday fino al colore dell'abito che avrebbe indossato Dante, e questa donna che incede con questo passo così imperioso e diciamo così superiore, mentre nell'abito blu si raccoglie il volto più dimesso di Beatrice. E così un altro artista, come quello che abbiamo visto prima, come il nostro Giannetti. Di un ungherese, pensate, questo è un pittore ungherese che a sua volta si chiama Lajos Gulácz, che a sua volta è stato influenzato dai preraffaelliti e da tutti gli artisti del nord che erano venuti in Italia, in questo caso in particolare dai tedeschi romani, i cosiddetti tedeschi romani che andrebbero più correttamente chiamati Deutsch Römer. Ecco, a questo punto vi devo svelare una piccola cosa. L'incontro tra Dante e Beatrice e il loro amore, che se ne dica oggi nei 100 convegni che ci sono, è sempre stato sovrapposto nella memoria popolare e anche, diciamo, nel culto dantesco che in certi paesi fiorì in questi anni
alla passione amorosa di Paolo e Francesca del quinto canto dell'inferno. Questa è una premessa che vi faccio per farvi vedere le ultime opere, perché diciamo l'infelicità terrestre dei due amanti è sicuramente simile, cioè di Paolo e Francesca e di Dante e Beatrice. Che quale poi sia la loro natura sovrumana lo sapremo tra qualche giorno, dopo il secondo vaccino, penso. Cioè, ma guardate come sono belli i richiami architettonici, perché qui c'è Böcklin dentro, ci sono i cipressi di Böcklin. I cipressi di Böcklin è proprio dell'Isola dei Morti, no? Delle opere che sono state più famose in Italia, un'opera replicata 5 volte. E allora adesso vi faccio venire un tuffo al cuore, così pensiamo tutti all'amore della giovinezza. Questo è Dion Redon. Redon è un simbolista avant-lettre che è semplice e bravo. Silenziosamente inventa un suo mondo che poi farà da scuola a tutti i suoi seguaci, tra quali moltissimi impressionisti. Questa è un'opera che si chiama Il bacio e che, come vedete dalle forme, vi rappresenta allo stesso modo una specie di immagine di Dante, che potrebbe però essere anche Paolo, e un'immagine di Beatrice Francesca. Quindi in questa idea di un bacio sovrannaturale, surreale, voi trovate proprio una specie, una visione unica di questo quinto canto che si unisce al clou della commedia. Ma io ho saltato un'immagine però, perché? Vabbè. Ecco, invece arriviamo a un altro artista che, diciamo, di cultura assomiglia ai pre-Raffaelliti. Mi dispiace girare così di qua e di là, però la realtà è questa. Hans Feuerbach, pittore nato a Dresda nel 1829, che è proprio uno di questi tedeschi romani. I tedeschi romani, in sintesi estrema, sono gli ultimi artisti che dal nord scendono in Italia per ispirarsi alle architetture e alla pittura italiana. Voi sapete che per secoli il Grand Tour e la conoscenza di Raffaello, di Tiziano, di Michelangelo era una sorta di obbligo per la formazione dei giovani pittori. In questo caso, diciamo, dietro la scia di Arnold Böcklin, che è il più vecchio di tutti, scesero altri come Max Klinger, grande incisore che rimase diversi anni a Roma, come Hans Feuerbach, che a Roma si innamorò e rimase tutta la vita. Ecco, Hans Feuerbach è un artista tedesco, quindi come vi dicevo prima, le accademie erano appena riaperte nella Germania, soprattutto del nord, quindi sono artisti estremamente liberi. Infatti lui, come vedete, si richiama al manierismo cinquecentesco assolutamente, no? Nelle figure, nelle focce, nella bellezza di questo mantello cangiante che sembra un misto tra Tiziano e Michelangelo. Ma Hans Feuerbach, nel dipingere Paolo e Francesca, è l'unico artista che raffigura cosa? Non tanto l'efferata reazione del povero marito, ma il momento precedente, è un momento senza tempo, è il momento in cui loro stanno leggendo il libro Galeotto. E quindi è un momento di assoluta pace, è un idillio campestre, come fosse un'opera di Tiziano, dove voi vedete la bellezza di questa donna per il cui amore Feuerbach giunse a morire. Scusate, ma non resisto alle storie d'amore. E la
precisione del racconto, della narrazione dei singoli fiori, ma guardate soprattutto la bellezza e la pace di questo momento. E che poi invece purtroppo viene seguita, questo è Rodin, sempre in un'opera che pur definita Il bacio del 1889, lui è del 40, come tutta la generazione degli impressionisti, è definito anche Paolo e Francesca proprio per questa specie di incrocio di corpi che si stanno amando. Voi sapete che Rodin, che pure parlava a poco, parlava in modo assolutamente, come si dice, sgrammaticato il francese, girava sempre con un'opera, con la commedia in tasca. Non per niente fece La porta dell'inferno, eccetera. Però a un certo punto c'è questa sovrapposizione di amori terrestri, soprannaturali, di una sorta di realtà finita tragicamente e di una sorta di speranza che invece finisce nell'aldilà. E vi finisco con due opere che sono già del Novecento. Voi non direste mai che un artista nato a Ferrara, che come, scusate, non è una critica, ma come Previati, giunga a arrivare a una rappresentazione di Paolo e Francesca così vicina al turbine dantesco in cui Dante lì ritrae e lì il coglie, no? Se voi andate a rileggere le pagine del quinto canto, che ai miei tempi si imparava a memoria, c'è proprio questo vento, no, che li sposta, ma loro rimangono uniti. Questo rimanere uniti pur nel dolore è una delle caratteristiche che conquistò gli artisti del primo Novecento, ossia sono vittime oppure sono comunque rimasti legati a questo filo che li lega nell'amore? Questo è Previati, il solo pittore che i futuristi potevano sopportare. Perché? Perché dipinge con un segno particolarmente diviso che si adatta alle situazioni e si adatterà a tutte le atmosfere che Boccioni e gli altri vorranno rappresentare, ossia alle immagini che arrivano fino alla riproduzione della stessa realtà in uno stesso quadro, fino alle soglie del cubismo, fino a tutto quello che sarà già il Novecento. E infatti l'ultima opera che vi voglio far vedere, che non è questa, è questa, è Umberto Boccioni. Pensate che da giovanissimo, quando ancora era indeciso su dove indirizzare la sua pittura, racconta un Paolo e Francesca quasi assolutamente irriconoscibile, no? Sono due figure accartocciate in uno sfondo anche abbastanza ostile che si abbracciano e che sono Paolo e Francesca, sempre derivati comunque da questa idea dantesca della possibilità o dell'impossibilità. Pensate, questo quadro è del 1909. Di lì a poco Boccioni avrebbe conosciuto Marinetti e si sarebbe dedicato ad altre opere, anche se a mio parere anche in questa l'amore è rappresentato come Dante avrebbe voluto. Se finì. Grazie, complimenti. Abbiamo scoperto un lato molto romantico della Beatrice, in linea col personaggio. A te, ma... e... finisce con Boccioni. Io non ho detto all'inizio che l'ultimo incarico che ha avuto Beatrice Buscaroli, che è un'esperta di futurismo, è quella di direttrice del Temporary Museum dedicato a Umberto Boccioni. Che non so bene cosa sia un Temporary Museum, magari ce lo spieghi. E comunque a Morciano di Romagna, dove Boccioni è nato, e si inaugura proprio in questi giorni.
Questi bidoni, mi puoi dire prima? Allora, passiamo un attimo, perché io poi piango tra me e me. Cavami la chiave. Dunque, c'è un signore che è a Morciano di Romagna, dove Boccioni non è nato per caso, essendo suo babbo un impiegato di prefettura, per cui è nato assolutamente per caso a Reggio Calabria, dove invece, come sempre succede in Italia, vogliono rivendicare la nascita di Boccioni, detto il calabrese Boccioni, scusate, in un comunicato che ho visto pochi giorni fa. C'è un signore che lotta da anni per rivendicare a Boccioni le sue origini morcianesi e la sua casa. In effetti Boccioni tornò a Morciano a 3 mesi e vi rimase fino a 3 anni, ma soprattutto rimase in contatto con la famiglia. Ora, la casa è stata acquistata dal comune, allora Morciano era molto poco diversamente da adesso, che è sulla strada invece delle discoteche, no? Che poi anche quelle stanno andando così, però è un paese delizioso. E nella piazza ci sono queste case che erano, diciamo, precedute da un portone di legno che era la stalla. Il comune ha comprato l'edificio della casa ufficiale di Boccioni, dove nacque il nonno e poi il babbo e poi dove appunto sarebbero tornati i genitori. Nell'attesa di restaurare questa casa comprata dopo una lotta fatta per la verità da questo avvocato Giuliano Cardellini, che ci ha messo 34 anni, e si è deciso così, in una gelateria di Riccione, di fare un museo temporaneo, cioè una specie di premessa a quello che sarà il museo, dove abbiamo raccolto tutto quello che farà capire ai morcianesi e non solo che il museo che già Marinetti aveva reclamato nel 1930, considerate che Boccioni è morto nell'agosto del 1916, quindi è il primo futurista seguace di Boccioni nel 9 ed è il primo a morire. In realtà, cioè esclusa la guerra, lui lavora come futurista per 4-5 anni. Però c'è una bellissima lettera inedita, per esempio, che, con cui Marinetti chiede al sindaco di Morciano di aprire un museo dedicato a Boccioni, che è più grande dei futuristi, secondo lui. Il paradosso ha voluto che tutta la vicenda successiva, perché nel 16, come sapete, il fascismo non esisteva, poi invece tutta la sequenza storica del futurismo da una parte e dell'Italia dall'altra, ha voluto che in Italia non esista nessun museo dedicato al futurismo. Quindi, a parte alcuni gruppi che voi trovate, tipo al Museo del Novecento di Milano, oppure alcuna bella selezione archivistica che è nel Museo Marta di Rovereto, però l'idea è quella di far capire l'importanza di questa nascita. Palazzeschi diceva il romagnolissimo Boccioni, proprio perché la sua natura, la sua entusiasmo, il suo credere, il suo andare avanti, ha vissuto pochissimi anni da futurista, come dico poco più di 5, e ci ha fatto venire questa idea che ci stanno criticando tutti, ci faranno a pezzi, ma comunque apre sabato ore 11. Chi è interessato vada su Facebook e però deve prenotare. Avremo un'opera in prestito originale, che è un bellissimo ritratto che cuce della madre. La madre, come tutti i pittori più o meno poveri, è il soggetto più frequentato dal giovane Boccioni, e l'ha comprato la Banca Valconca nel 2006, e intanto è il primo vero Boccioni che accogliamo, nella speranza che questo luogo diventi un luogo, diciamo, di una biblioteca
esaustiva con tutto quello che è stato scritto su Boccioni, che è praticamente già finita, un luogo dove si possano fare, come fanno in casa Modigliani, con grande successo, le mostre da pre, no? Fatte da giovani artisti, una residenza d'artista, e se il signore o chi vorrà, cioè il presidente della regione, che sono parimenti importanti, riusciremo ad aprire la vera casa, questo luogo diventerà un luogo di mostre, di didattica per i giovani e comunque di esperienze che potremo di volta in volta inventare. Scusate, sono stata un po' lunga, però. Molto appassionata. Torniamo ai nostri paragrafelliti. No, io domande non rispondo, cioè non sono, non mi è stato chiesto. Dai, Piero. No, figurati se ti faccio delle domande. Scherzo. No, perché mi sono... Perché qua ci sono pieno di zanzare. Ma dove? Ho di sotto. Mi è piaciuta molto l'idea di questo gruppo di giovani, pochi ma molto determinati. È bella questa cosa qua. Infatti loro sono come i Nazareni, cioè loro si chiamarono Brotherhood, cioè confraternita, proprio perché condividevano qualcosa che capivano che era fuori dal loro tempo. E avevano al tempo stesso l'idea elitaria di un gruppo unico, di un gruppo che, diciamo, colto, ma sicuramente poteva non essere compreso da tutti. Quindi questo era un vantaggio e uno svantaggio allo stesso tempo, nel senso che a me è un po' difficile capire questa non comprensione nei confronti dei maggiori di loro, soprattutto di Rossetti. È chiaro che ci sono anche molte storie biografiche intrecciate che sono molto, molto complesse, cioè Morris era un personaggio famosissimo, il fatto che sua moglie si sia, diciamo, accompagnata con Rossetti creò una divisione interna enorme, però molti di loro poi ebbero molto successo in America e poi indubbiamente sono stati riscoperti, come tutto quello che viene riscoperto, con grande entusiasmo. C'è anche un linguaggio però simbolico iniziato, là c'è un libro che abbiamo stasera proprio sul simbolismo e sul linguaggio, anche quello che hai fatto vedere tu, no? della colomba, e il papavero, il laudano, ci sono tanti simboli. Sì, però più che simboli sono, cioè, sul linguaggio dei pregrafeliti, dici? Sì. Non so. Però, diciamo, sono più che altro richiami a una simbologia medievale che chi sapeva poteva sciogliere. Cioè non c'è, diciamo, niente di alchemico oppure di tipo inconsciamente da tradurre, nel senso che chi lo sa che appunto la colomba è simbolo dell'amore, alcuni dicono la fenice, secondo me è una colomba, e però le porta il laudano, ma la colomba è un simbolo millenario. Quindi secondo me, anche se guardi i grandi ritratti su cui poi si specializzò sia Hunt che Gabriele, però sono ritratti che semmai ebbero il difetto di essere accostati alla pittura di Tiziano, come se fosse una specie di un'onta, hai capito? Queste bellissime donne con i capelli fluenti erano ritratte sinceramente come semplici ritratti. Io penso che dietro Dante Gabriele ci sia soprattutto Dante, veramente. E in quegli anni però il ricorso alla simbologia, come si è visto per esempio al simbolo, non alla simbologia, come si è visto in Redon, no? Voi vedete queste due immagini di profilo che sono un tratteggio, come dicevano di Modigliani, un solo tratto senza staccare il pennello e vi si apre un mondo, no? Che è un sogno o una realtà? È Paolo e Francesca o Dante e Beatrice? Io penso che sia più una questione di simboli che non di simbologia.
Comunque, chi vuole approfondire, abbiamo un paio di libri proprio stasera, uno sull'esoterismo di Dante, che andò di moda molto nel Novecento, questo Luigi Valli che scrisse questo libro proprio sull'esoterismo di Dante, e un altro proprio sui preraffaellini. E poi torneremo noi proprio con una conferenza di Stefano Salzani, che ha scritto questo libro su Luigi Valli, in ottobre, a parlare di queste cose. Prima di lasciarvi, volevo chiedere sempre alla